Buongiorno a tutti e bentrovati nel canale Arte Allegra. Nei giorni scorsi vi ho mostrato dei tutorial su come fare una porta e lo scuretto della finestra con diversi materiali. Vi avevo anche detto che vi avrei mostrato come colorarli. Ebbene, oggi in questo video vedremo come colorare quelle in polistirene e in polistirolo. Userò come colorazione di fondo il nero diluito e della tempera bianca. Passo la tempera bianca in quella in polistirolo, mentre la colorazione di fondo sull'altra. Questo perché il polistirene, come materiale, consente l'adesione del colore senza necessariamente preparare il supporto. Faccio asciugare. Una volta asciutto, passo il nero diluito in quella in polistirolo facendola ancora una volta asciugare. Nel frattempo mi preparo i colori acrilici che trovate scritti in descrizione e un pennello piatto e a setole dure, ma soprattutto asciutto. Comincio con la terra d'ombra bruciata, dando pennellate veloci. Se necessario, scaricate il colore in più su un pezzo di carta cucina o panno asciutto. I movimenti devono essere leggeri e rapidi. Continuo con terra d'ombra naturale. Del verde per dare l'effetto muschio ed infine del bianco per i colpi di luce. Mi raccomando di attendere l'asciugatura tra una mano e la successiva. Alla fine, quando tutto sarà perfettamente asciutto con del nero molto diluito, fate la cosiddetta lavatura, che ha lo scopo di creare l'invecchiamento al colore.
E questo è il risultato. Nel prossimo video vedremo gli stessi colori usati per gli altri materiali e l'effetto che ne otteniamo. Per il momento vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale, a condividere i video con i vostri amici e a seguirmi sui social. E come dico alla fine di ogni video, ciao e una buona giornata a tutti.